Una cura dimagrante per il pronto soccorso. Rimarranno attivi soltanto quelli che superano i 20.000 accessi l'anno. E dunque, anche se il saldo negativo è di 8 strutture, perché c'è una nuova a Bari, in realtà ne chiuderanno 9 trasformate in punto di primo intervento territoriale. Nell'ambito di un generale rafforzamento della rete 118, quindi, farà discutere e molto il piano di riordino della rete d'emergenza urgenza che la Giunta regionale dovrebbe approvare oggi in seduta straordinaria, e salvo rinvii dell'ultimo momento. Va detto che le chiusure non sono una sorpresa, visto che erano ricavabili già dal piano del riordino ospedaliero, quindi scompariranno i pronto soccorso di Lucera, Mesagne, San Pietro Vernotico, Trani, Canosa, Fasano, Grottaglie, Terlizzi e Trigiano, sostituiti quindi dai punti di primo intervento territoriali, anche se non tutti dotati di ambulanza medicalizzata. Questi punti saranno 17 a Bari, 7 in provincia di Foggia, 4 nella BAT, 3 a Taranto, 5 a Brindisi e 3 a Lecce. La sostanziale differenza è che mentre il pronto soccorso è gestito dalla rete ospedaliera, il PIT è una articolazione del servizio 118 in cui lavorano medici convenzionati, devono stabilizzare il paziente e trasferirlo nella struttura ospedaliera più appropriata. Il personale in servizio del pronto soccorso disattivati non passerà ai PPT, ma andrà a rafforzare i servizi di emergenza. Gal Gargano prosegue il ciclo di incontri Facciamo Futuro. Si sono svolti i primi incontri organizzati per costruire dal basso la strategia per le azioni future del Gal Gargano. Tra i presenti a Peschici Monte Sant'Angelo e Rodi, agricoltori, operatori turistici, associazioni culturali e cittadini, è subito emersa la necessità da parte del territorio di discutere e confrontarsi di temi caldi quali turismo, agricoltura e legalità. Bisogna mettere a fuoco le tantissime possibilità del Gargano, questo scrigno meraviglioso, ha detto il presidente del Gal Gargano Biagio Di Asio, ma prima di fare ciò è necessario conoscere le risorse per poi valorizzare le nostre radici e sono importanti, ma bisogna anche trasformare in gambe per correre e correre forte. Ci sono altri incontri in programma a Sannicantro, Vico, Carpino, Cagnano Varano e Rignano Garganico. Alla fine di questo ciclo di incontri toccherà a tutti i comuni garganici che saranno individuati i tre temi sui quali fare redatto il piano di azione locale. Sabato 4 giugno, posa della prima pietra per la nuova parrocchia di San Pio da Pietralcina. Il rito della posa della prima pietra della nuova chiesa di San Pio da Pietralcina si svolgerà sabato 4 giugno. Il raduno sarà alle ore 17 e il raduno dei partecipanti avrà con la celebrazione presso la sede provvisoria della parrocchia in Vio Matteo Ricci e Manfredonia nel comparto CA9. Poi una processione verso l'area della nuova chiesa e il rito della benedizione dell'area e posa della prima pietra da parte di Monsignor Sua Eccellenza Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo. Carlo Fiero, presidente WWF Foggia. L'unica oasi naturalistica gestita dal WWF in Capitanata, quella di Lago Salso a Manfredonia, è rimasta chiusa proprio nella giornata di festa delle oasi. Come mai? Guardi, noi l'anno scorso abbiamo appreso la notizia che il comune di Manfredonia avrebbe ceduto le sue quote di partecipazione nella società Oasi Lago Salso al Parco del Gargano. Devo dire che questa notizia l'abbiamo accolta con grande favore, ritenendo che l'immissione del parco nell'Oasi non avrebbe potuto fare altro che giovare alla gestione stessa dell'Oasi. Purtroppo le cose non sono andate così, col passare dei mesi abbiamo trovato una situazione che andava degradandosi completamente. Quest'anno infatti abbiamo trovato la sentieristica occupata da vegetazione incontrollata, abbiamo trovato rifiuti un po' dappertutto, soprattutto l'aspetto del controllo, mancanza di controlli di persone che entravano e uscivano. In questa situazione abbiamo a malincuore dovuto rinunciare all'adesione alla festa delle Oasi che appunto l'associazione ha condotto in tutte le altre parti d'Italia. E adesso che si fa? Cosa chiedete? Ecco. Oggi questa è la situazione. Per il futuro noi auspichiamo da parte del parco un cambio di svolta, cioè noi vorremmo che il parco intervenisse per riportare la situazione dell'Oasi Lago Salso almeno a quella dell'anno scorso, tenendo presente che se non, così non fosse, si vanificherebbe tutto il lavoro che è stato fatto negli anni passati, che hanno fatto dell'Oasi Lago Salso una delle zone protette più importanti d'Italia.
Si è svolta nella giornata di sabato 28 maggio alle ore 18 presso la sala conferenze del Regio Hotel Manfredi la presentazione dell'associazione ADOC, un vero e proprio accorpamento di professionisti e figure del mondo dell'imprenditoria locale. Associazione no profit, come è stato appunto sottolineato dalla voce del suo presidente Francesco Libergolis, finalizzata alla promozione, sviluppo e tutela del territorio dal punto di vista economico ed animata dal motto "Mettersi insieme è un inizio, ma lavorare insieme è un progresso". Abbiamo voluto creare questa associazione no profit, un'associazione di uomini che credono in altri uomini per lo sviluppo e la tutela economica del territorio. È giusto dire ovviamente a cappello che l'unione fa la forza, pertanto in questa associazione ci saranno degli uomini che svolgono la loro attività professionalmente con dedizione, mettendo veramente al primo posto il cliente, deontologicamente corretti, e che operano nel territorio. Ovviamente creare rete è la nuova frontiera del business moderno. In questo senso noi vogliamo fare qualcosa di diverso da quello che solitamente in questo territorio si è visto fino ad oggi e da quanto pare dai numeri ci stiamo riuscendo, perché all'inizio eravamo, come si dice una famosa canzone, quattro amici al bar, e adesso siamo un gruppo di uomini che rappresentano mediamente una trentina di imprese a distanza di qualche mese da quando abbiamo deciso di intraprendere questo percorso. Abbiamo già altri aspiranti soci, vogliamo cercare di creare un nucleo più eterogeneo possibile, proprio perché nell'ambito di questo contenitore che è l'associazione ADOC, che non è un vero e proprio acronimo, in realtà è associazioni di professionisti e arti d'origine controllata, quindi non è, non, le iniziali non sono proprio specificatamente precise. E in questo vogliamo offrire al pubblico, al territorio, al mercato, la più ampia scelta possibile di tutto ciò di cui il consumatore ha bisogno. Quindi, come avete visto, dalle assicurazioni all'impresa edile, In a senso sicurezza sul lato lavoro, in proprio. senso a 360 gradi davvero. Quindi questo è quello che vogliamo fare, vogliamo tenere l'asticella alta, un gruppo di uomini, di professionisti veramente seri, non che gli altri non lo siano, però per noi questo è un tassello fondamentale. Bene, grazie al presidente dell'associazione, della nascente associazione ADOC, Francesco Libergolis. Ecco, mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, ma attenzione, lavorare insieme è un successo. In poco tempo ADOC ha già dato prova di questa massima. Le riporto qualche breve esempio. ADOC, la conoscenza delle singole professioni non può far altro che migliorare noi stessi nella nostra professionalità, perché ci dà degli spunti, conoscendo, sentendo parlare ad esempio il nostro decoratore Antonio Coccia delle novità relative all'edilizia, ai prodotti per l'edilizia, mi aiuta anche me nella mia professione. Quindi il fatto stesso di frequentarci ogni mercoledì e conoscere quelle che sono le novità del mercato, sapere cosa loro fanno, non può far altro che incrementare le mie potenzialità come professionista. Tant'è che l'ultimo progetto, abbiamo un ospite. Sì, graditissimo, tra l'altro. L'ultimo progetto mio è stato ribaltato il concetto stesso di progettazione. Non ero io che convocavo le singole manovalanze, le singole professionalità, ma loro all'interno del progetto davano il loro apporto grazie alle novità introdotte all'interno di queste riunioni. E questa è la potenzialità di ADOC, riuscire a incrementare tutte le possibilità, non solo, ma individuando anche delle nicchie di mercato, creando delle vere e proprie start-up, perché tutti quei luoghi che noi abbiamo visto, non sono altro che esigenze e soluzioni a dei problemi, vale a dire delle nuove idee, delle start-up. Quindi questo è anche ADOC. Bene, qual è l'obiettivo a cui aspiriamo? Perché parliamo insomma di un insieme di massa, quindi un obiettivo comune.
L'obiettivo è creare un lavoro d'eccellenza, un lavoro fatto da persone capaci, coerenti, con un forte senso dell'etica soprattutto, riuscire a costruire quello che noi abbiamo chiamato anche un power team, cioè un gruppo di persone che siano capaci di affrontare qualsiasi sfida. Bene, grazie al vicepresidente dell'associazione ADOC, l'architetto Roberto Russo. E parliamo di sport. La Futsaldonia promossa in C1. Grande festa per la Futsaldonia che corona la bella impresa di approdare al campionato di C1 al prossimo anno. L'ultima gara ha visto la squadra sipontina battere l'audace Monopoli per 7-0. Ottima prova per i sipandini che con uno splendido gioco corale, come sempre, coordinato nella parte centrale con capovolgimenti di stacco verso le profondità, hanno avuto la meglio sugli avversari che non hanno mai impensierito la difesa locale. E ieri anche in presa del Foggia Calcio che arriva alla finale per la Serie B. Il Foggia fa fuori anche il Lecce, guadagna la finale dei playoff di Lega Pro, dove incontrerà il Pisa di Rino Gattuso, che dal suo canto ha eliminato il Pordenone. I rossoneri, a margine di una gara attenta ma sempre propositiva, mettono sotto i salentini per 2-1 e Riverola a sbloccare il risultato al quinto della ripresa. Raddoppio di Sarno al 18esimo, assistito da un ottimo Chirico. Il Lecce accorcia solo per una disattenzione difensiva in fase di impostazione dei Satanelli al 21esimo della ripresa con Caturano.